Ciao amici, bentornati nel nostro abbinante canale Andate Superstar. Allora, in questo video ti vorrei fare vedere, ti vorrei mostrare anche l'utilizzo di alcuni prodotti Real Techniques. Io ti devo dire che ridendo e scherzando non me ne ero neanche accorta. Ho racimolato una bella collezione. Un po' presi al Cosmoprof, un po' commissionati alla mia amica Monica che è stata all'estero e mi ha detto te li compro, te li prendo. E quindi lei me li ha preso la mia stella spesa. Ma capita spesso che o io o lei partiamo, Monica, cosa ti porto? E lei fa la stessa cosa con me, quindi diciamo c'è una bellissima amicizia anche sotto questo punto di vista, che è fondamentale per una donna. Allora. Di tutti i prodotti che io ho della Real Techniques sto particolarmente apprezzando due prodotti, che sono questi due. Il primo è questa spugna, il cui l'unico lato negativo che io riesco a trovare, cioè riesco, un lato negativo c'è questa spugnetta, si macchia in modo irrimediabile, proprio non sono più riuscita a pulirla, ho avuto pure la cosa veramente lavatrice, non riesco proprio a smacchiarla. Proprio qui però non se ne va, questo fra un pochettino secondo me lo lavo, se ne va, ma non riesco a lavarla. Sai per cosa la utilizzo? Non tanto per il fondotinta quanto per il correttore. La parte qui tagliata per il correttore, eccezionale, ma ora te la mostro. Ma quello che più mi sta piacendo di tutti, ed è, lo dirò pure durante il video, ho capito che alcuni lo apprezzano, altri un poco meno, è questo che è un pennellino eyeliner di silicone. Lo sto apprezzando tanto perché per mettere l'eyeliner in gel, liscio come l'olio, favoloso. Ma lo sto utilizzando di più per applicare le matite. Perché certe volte, ora non compro matite da un bel pezzo, nel senso che matite magari colorate un pochettino più scure, nel senso che la codina mi veniva sempre una codazzona tanta, cioè brutta all'occhio. Magari io non c'ho pure fretta e quindi non ci prestavo molta attenzione. Da quando, ciuffo, da quando ho questo pennellino in silicone, fantastico, lo sto utilizzando sempre. Un'altra cosa che mi piace di questo pennello, si pulisce che è una meraviglia. Ti spiego come faccio, non l'ho registrato, ma non ci vuole niente. Io praticamente lo utilizzo perché lo lascio in bagno. La sera quando mi strucco, con una puntina della salvietta struccante, pulitissimo. E mi piace anche per questo. Mi piace perché non raccoglie tantissimo prodotto, quindi per me riduce proprio al minimo termine il margine di errore di sbafata e di ragazza tanta, ecco che mi è capitato di avere ragazze enormi, ma perché magari il pennello era stracolmo di prodotto. Ti lascio l'applicazione del make-up con i pennelli Real Techniques, vediamo un pochettino cosa ne pensiamo tutti insieme. Il primo accessorio di cui ti voglio parlare è questa, è la spugnetta che io praticamente sto utilizzando solo per il correttore ed è qualcosa di portentoso. Uso soltanto la parte così tagliata di sbiego e spalmo il correttore. L'unico lato negativo che ha questa spugnetta per quanto mi riguarda è che praticamente si è macchiata in modo smacchiabile. La prima volta che l'ho utilizzata, ma lo attribuisco a un fondotinta MAC che ho utilizzato in quel periodo, che effettivamente macchiava. Mi piace questa spugnetta perché rende il correttore molto luminoso, che è quello che piace a me, e lo distribuisce in modo uniforme. Nebulizzo dell'acqua sul mio viso e della semplicissima acqua depurata. Utilizzo questo che è l'Expert Face Brush, che mi è stato fortemente consigliato da Monica. Sto per utilizzarlo con una semplicissima BB cream. Preferisco nebulizzare prima l'acqua in modo tale da avere un effetto molto più leggero e luminoso, testato in queste settimane. È proprio qualcosa che ormai mi piace. Ho finito l'acqua termale o nebulizzo l'acqua. Quando arrivo sulla zona delle occhiaie, nella zona delle occhiaie, tampone in questo modo, l'ho visto fare proprio in un video del Pixiv. Devo dire che distribuisce il prodotto in modo molto uniforme e naturale. Lo utilizzo anche con il fondotinta, che è molto più coprente rispetto a una BB cream, ma l'effetto è esattamente lo stesso. Questo che ti sto mostrando, che è marca Vanity, l'ho acquistato al Cosmoprof ed è diciamo un fake di Real Techniques. Ora, io ho utilizzato anche l'originale che ha la mia amica Monica e ti devo dire che è qualcosa di eccezionale. Prendo della cipria, questa è di MAC,
E mi piace perché è leggermente ovale e quindi riesco a non prendere tutto il viso, soltanto dove mi interessa, ma anche se prendo il prodotto con la punta del pennello, posso prendere anche un'area più ampia, tipo la mia fronte è bella spaziosa. Io ho sempre utilizzato il setting brush per l'illuminante, da qualche settimana, in realtà da quasi tutta l'estate. Ho ripippato fuori dal cassetto questo Nivea Cosmetics che si chiama Seychelles. Lo trovo perfetto per mettere l'illuminante, perché se come me non sei praticissima di certe cose, questo pennello che non è né troppo piccolo né troppo grande, cioè, a me consente di applicarlo dove mi piace di più. Ora, secondo me è il migliore di tutti, ma ho capito che è molto personale, nel senso il giudizio di questo pennello. Questo è un silicone liner brush che ha la punta in silicone. Quando ho messo la fotografia su Instagram, ci sono state persone che mi hanno detto guarda è fantastico, altre persone mi hanno detto guarda l'ho portato indietro addirittura. Monica stessa, la mia amica che me l'ha portato, mi ha detto Lisa non è un granché, io l'ho utilizzato col black track, non mi è piaciuto. Io ti sto per mostrare un uso alternativo, vale a dire, io solitamente lo uso con il black track e lo trovo fantastico, eccezionale, però ti voglio fare vedere una cosa che solitamente non riesco a fare con gli altri pennelli d'eyeliner, ovvero mettere la matita. Con gli altri pennelli d'eyeliner solitamente il rischio che si corre è quello di prendere troppo prodotto e di combinare un papocchio. Invece con questo prendi il prodotto che ti serve ed è realmente un pennello da precisione, cioè se ci riesco io ci può riuscire chiunque. Come visto, non ci ho messo niente, è fantastico questo pennello. Oppure, l'altra cosa che faccio per sbrigarmi, tra virgolette, quando voglio utilizzare una matita, te lo sto mostrando con una matita piuttosto che con una liner in gel, perché io l'ho trovato molto versatile, perché d'accordissimo, con l'eyeliner in gel, perfetto, liscio come l'olio, per quel che mi riguarda. Ma quello che io ho trovato veramente fantastico con questo pennello è che praticamente sto sfruttando matite che avevo messo da parte perché non riuscivo mai a fare la codina carina, mi veniva sempre un codone tanto. Quindi se ho un pochettino più di fretta, prendo semplicemente la matita. Ho fatto questa riga leggermente più spessa perché quando faccio il tratto con il pennellino questo di silicone mi viene un po' più sottile, un po' più, mi viene molto più sottile. Con la matita non mi viene mai sottile perché ognuno ha il proprio mestiere, però. Vedi? Prima ho fatto la riga con la matita, dopodiché riprendo il prodotto, sono nella punta del pennello e faccio semplicemente la codina. Questo è quando ho frettissima. Non sono molto fiera di me stessa perché mostro in un video di prodotti Real Techniques un fake di Real Techniques, però ti posso dire che la forma è quella. Il prodotto è lo stesso, è stato acquistato allo stand BB Cream Italia Cosmoprof, quindi credo che lo possiate trovare sul sito. I pennelli di Real Techniques sono in vendita sul sito Boots, su altri siti di maquillage, di make-up, si trovano con molta facilità. Quel pennello fake, tra virgolette, Real Techniques, ti posso dire che però è eccezionale tanto quanto gli altri pennelli. Io ti devo dire, mi sentivo tutta toca con quelli di Zoeva, ma questi Real Techniques spaccano alla grande. Prima o poi comprerò un kit occhi, anche perché con Monica ogni tanto affrontiamo di questi argomenti seri e profondi e mi dice Lisa, ti devi comprare il kit occhi, senti a me, devi comprare il kit occhi. Siccome Monica a me consigli sbagliati non ne ha dati mai, comprerò un kit occhi. Spero che questo video ti sia interessato, ti abbia un pochettino incuriosito. Se hai delle opinioni, ovviamente sei libero di lasciare un commento, scrivimi privatamente, fa lo stesso. Ciao e che le stelle siano con voi.